Avanti Savona, tra poco dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ufficializzazione alla nomina del ministro per le politiche comunitarie Paolo Savona alla guida della Consob, la Commissione per le società e la borsa che vigila sui mercati finanziari. Dopo uno stallo di 5 mesi dalle dimissioni di Mario Nava, alla fine la scelta cade sul professore sostenuto dalla Lega, ma le opposizioni vanno all'attacco. Per il PD Savona è incompatibile con la carica in quanto ha lavorato fino a maggio scorso per il fondo Euclid, vigilato dalla Consob stessa. Con Savona alla Consob resterebbe vacante la poltrona per le politiche europee che verrebbe occupata di interim dal Presidente del Consiglio, ma nessun rimpasto all'orizzonte. Basta con gli insulti, altrimenti non si va avanti. Salvini, che giovedì presenterà una memoria alla Giunta per le autorizzazioni sul caso Diciotti, prova a mettere le cose in chiaro con l'alleato grillino, anche se si dice ottimista nel trovare una soluzione sulla TAV e sul Venezuela, soprattutto dopo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi inizia il suo viaggio in Angola con la richiesta al governo di stare dalla parte della democrazia.